moderni aerei di linea sono dei veri e propri capolavori di ingegneria. L'aereo di linea nacque nel primo dopoguerra, quando tutta l'esperienza tecnica acquisita nella corsa agli armamenti poté essere applicata alla costruzione di aerei appositamente dedicati al trasporto di persone. Elencare ogni singolo componente di un aereo sembra una cosa impossibile. I moderni aerei di linea, infatti, sono composti da una vastità di componenti: meccanici, idraulici ed elettrici. JAES, oltre ad essere il partner di riferimento per alcune delle più importanti aziende produttrici di aerei, è costantemente impegnata nella fornitura di tutta quella ricambistica necessaria alla produzione, all'assemblaggio, alla riparazione e alla manutenzione dei velivoli, come Ma vi siete mai chiesti come un oggetto così grande, composto da tutti questi componenti, sia in grado di sollevarsi da terra e far volare centinaia di persone a migliaia di metri di altezza? In questo video spiegheremo come vola un aereo e come i piloti sono in grado di controllare un aeroplano, in modo semplice ma rigoroso. Per prima cosa diamo un'occhiata più da vicino all'ala dell'aereo. Notiamo che essa non è composta da un unico pezzo solido. Le ali e le code degli aeroplani hanno molte parti mobili. La cosa più affascinante dell'ala è la sua forma molto particolare, dettata dalla meccanica dei fluidi. Questa è la forma dell'ala nel caso in cui la dovessimo sezionare. Notiamo che l'ala presenta una forma a goccia e quando l'aereo inizia a muoversi in questa direzione, il flusso d'aria investirà l'ala seguendo queste traiettorie. Ma in che modo l'ala si solleva a contatto con il flusso d'aria? Innanzitutto è necessario dire che l'ala è posta in posizione leggermente inclinata per favorire lo scorrimento del flusso d'aria. Inoltre, l'aria in entrata al punto A dovrebbe avere la stessa velocità dell'aria in uscita al punto B. In questa situazione si è portati a credere che il flusso d'aria superiore sia più veloce perché deve percorrere più superficie alare rispetto al flusso inferiore. In realtà non è una questione di velocità, ma semplicemente il flusso d'aria superiore è più rarefatto, ovvero le sue molecole sono più distanti le une dalle altre, mentre percorrono la superficie alare. Il flusso d'aria inferiore invece è meno rarefatto e quindi le sue molecole sono più vicine tra loro. Le molecole del flusso inferiore in questo caso sono in maggior numero rispetto a quelle del flusso superiore. Questo crea una differenza di pressione tra le due parti. La bassa pressione sulla parte superiore crea un effetto di risucchio verso l'alto che consente all'ala e di conseguenza a tutto il velivolo di sollevarsi. Inoltre, le numerose molecole del flusso inferiore creano un effetto di alta pressione, contribuendo ulteriormente al sollevamento verso l'alto dell'ala. Ma questa non è l'unica ragione del perché gli aerei volano. Oltre a questa differenza di pressione, entra in azione l'effetto Coanda, ovvero la tendenza di un getto di fluido a seguire il contorno di una superficie vicina. Questo effetto è chiaramente osservabile mettendo un semplice cucchiaio sotto un getto d'acqua o un comune vasetto di vetro. Il fluido, o in questo caso il getto d'aria, muovendosi lungo la superficie alare, provoca dell'attrito, che tende a farlo rallentare. Questo rallentamento coinvolge solo le molecole a diretto contatto con l'ala. L'aria, dunque, arrivando in direzione rettilinea, segue il profilo dell'ala ed esce verso il basso, essendo l'ala inclinata. Questo contribuisce al sollevamento dell'aereo. Quindi maggiore è il flusso d'aria che investe l'ala, maggiore è la spinta verso l'alto. Per questo gli aerei, per decollare, devono raggiungere velocità elevate da terra. Un'idea per aumentare l'effetto di questa spinta, ascendente, è quello di modificare la forma delle ali aggiungendo degli elementi mobili come slat e flap, che aprendosi contribuiscono ad aumentare la deflessione e anche la superficie alare. Quando slat e flap vengono attivati dal pilota, vi è un aumento della velocità verticale indotta, chiamata anche downwash. Questo permette un aumento della spinta di sollevamento. Questi alettoni invece possono muoversi su e giù, e per questo motivo la spinta di sollevamento può diminuire o aumentare rispettivamente. Sulla coda dell'aereo è possibile notare due elementi principali, ovvero il timone, che muovendosi a destra e a sinistra permette il controllo della spinta orizzontale,
e gli equilibratori che, muovendosi in alto o in basso, permettono il controllo della forza verticale generata sulla coda. Grazie a questi elementi mobili è possibile controllare la direzione dell'aereo, dalla fase di decollo a quella di atterraggio. Vediamo nel dettaglio la fase di decollo. Per far sollevare un aereo da terra è necessario aumentare la spinta ascendente per contrastare la forza gravitazionale. Questo è possibile aumentando la velocità del velivolo e aumentando l'angolo di incidenza, ovvero l'angolo formato dall'ala con la direzione del flusso d'aria. Questo è possibile usando flap e slat. Quindi, prima di tutto, i piloti aumentano la spinta dei motori per far prendere velocità all'aereo. Quando la velocità è abbastanza alta, i piloti attivano i flap e slat. Questo porta a un ulteriore aumento della spinta di sollevamento. Quando l'aereo entra nella fase di decollo, vengono attivati gli equilibratori di coda verso l'alto. La forza della coda inclina l'aereo e l'angolo di incidenza del profilo alare viene aumentato. La portanza è improvvisamente aumentata e causa il sollevamento del velivolo. Finora abbiamo parlato della spinta del motore, ma non abbiamo ancora detto come il motore è in grado di generare la spinta. Gli aeroplani moderni usano tipi speciali di motori chiamati motori turbofan. Si tratta di turbine combinate che usano appunto l'effetto della reazione del turbogetto e delle ventole che forniscono la necessaria spinta. Bruciando più carburante, il pilota può ottenere più spinta. Conclusa la fase di decollo, vi è la fase di salita dell'aereo. Finché la spinta del motore è superiore alla resistenza, la velocità dell'aeroplano continuerà ad aumentare. Quando l'aereo raggiunge l'altitudine stabilita per il volo, chiamata in gergo aeronautico quota di crociera, i piloti non effettueranno alcuna accelerazione o cambiamento di altitudine. Durante la quota di crociera, infatti, la spinta dovrebbe essere esattamente uguale alla resistenza e il sollevamento dovrebbe essere esattamente uguale al peso del velivolo. Ora l'aereo può percorrere il proprio tragitto. Purtroppo il percorso delle rotte degli aerei non è sempre rettilineo. Può capitare infatti di dover effettuare dei cambi di direzione. In questo caso si potrebbe pensare che basti solo regolare il timone per farlo, ma non è proprio così. Il timone produce una forza orizzontale che può far girare l'aereo. Tuttavia, questa manovra, da sola, non è il metodo migliore per far cambiare direzione all'aereo, poiché provocherebbe un movimento repentino del velivolo che farebbe sobbalzare i passeggeri al suo interno. Per affrontare una virata, i piloti, per prima cosa, fanno alzare l'alettone di un'ala e contemporaneamente abbassano l'alettone dell'altra ala. La differenza nella forza di sollevamento farà ruotare l'aereo. Durante la virata la spinta ascensionale non è verticale. La componente orizzontale della spinta ascensionale può fornire la necessaria forza centrifuga per far virare l'aereo. In questo modo il pilota può effettuare una virata di qualsiasi raggio a seconda dell'angolo di rotazione e della velocità dell'aeroplano. Per l'atterraggio i piloti diminuiscono la spinta del motore e tengono abbassato il muso dell'aereo. Mentre l'aereo perde velocità, si prepara per l'atterraggio. A questo punto, slat e flap vengono nuovamente attivati per aumentare la resistenza. A questo punto i piloti usano un altro trucco per ridurre la distanza di arresto, ovvero la spinta inversa. I coperchi del motore si spalancano e l'aria che si supponeva dovesse andare indietro viene spinta con forza in avanti. Questo ovviamente genererà una spinta inversa per facilitare l'arresto dell'aereo. Infine, ti ricordo ancora che se vuoi supportarci, non dimenticare di lasciare un mi piace e di iscriverti al nostro canale per rimanere sempre aggiornato sulla pubblicazione di altri video. Grazie.